Terminata la lunga pausa e archiviate le emozioni olimpiche, le 30 franchigie sono finalmente in nastri di partenza. Ecco 10 motivi per seguire con interesse la stagione NBA 2024-25. 1. Can't repeat. Come i bei tempi andati nella canzone degli Offspring, anche la vittoria del titolo nella NBA degli anni 20 sembra qualcosa di irripetibile. I 6 campioni diversi incoronati nelle ultime 6 stagioni dimostrano che la Lega è ancora in cerca di un padrone. Oltre al sostanziale livellamento dei rapporti di forza, almeno ai piani alti, a rendere difficile la nascita di una nuova dinastia, sono le recenti regole salariali, atte a penalizzare severamente le franchigie che superino più volte il famigerato second apron. Spaventati dalle possibili sanzioni, i Denver Nuggets sono stati costretti a privarsi di Kentavious Caldwell-Pope, elemento chiave nella trionfale cavalcata al Larry O'Brien Trophy nel 2023, e di una preziosa riserva come Reggie Jackson. Per provare a riprendere lo scettro, la squadra del Colorado si affiderà ovviamente al suo 3 volte MVP, Nikola Jokic, e alla fama e all'esperienza di Russell Westbrook, arrivato da free agent in estate, ma avrà bisogno anche della crescita dei più giovani, soprattutto Christian Brown, Peyton Watson e Junior Strother, e di ritrovare in piena forma Jamal Murray, apparso lontano dalle condizioni migliori alle Olimpiadi. Mentre i Golden State Warriors, di cui parleremo più avanti, sembrano aver voltato definitivamente pagina, i Milwaukee Bucks sperano che la loro finestra non si sia ancora chiusa. La prima stagione con Damian Lillard in squadra, tra infortuni poco tempestivi e i tumulti nello staff tecnico, è stata alquanto deludente. Ora che la panchina è saldamente nelle mani di Doc Rivers, bisogna augurarsi che Dame riesca a mantenersi in salute per tutta la stagione, che Brook Lopez e Chris Middleton abbiano ancora cartucce da sparare e che il supporting cast, a cui si è aggiunto Gary Trent Jr., riesca a fornire un valido contributo. Per il resto ci penserà Giannis Antetokounmpo, volenteroso di ricordare a tutti che la NBA è anche la sua lega. I Boston Celtics, campioni in carica, hanno confermato in blocco il nucleo capace di conquistare il 18° standardo della gloriosa storia bianco-verde. Jason Tatum ha firmato quello che finora è il contratto più ricco di sempre. Derek White, Sam Hauser e Xavier Tillman hanno rinnovato per una cifra complessiva che finirà inevitabilmente per ingolfare il salary cap, ma che tiene alta la bandiera della continuità. Le uniche minacce per la stabilità del gruppo potrebbero essere rappresentate dalle condizioni di Kristaps Porzingis, che rientrerà da un'operazione al ginocchio non prima di dicembre, e dagli strascichi dell'esperienza olimpica. Con Jaylen Brown escluso con polemiche da Team USA, in favore del compagno Derek White. Ma vista la coesione dimostrata dalla squadra di Joe Mazzulla durante la scorsa stagione, quest'ultimo sembra più un argomento da bar sport che un pericolo concreto. 2. Il futuro è già qui. Alla vigilia della stagione 2023-24, una schiera di giovani formazioni prometteva di farsi un nome ai piani alti delle due conference, con il proposito di giocare un ruolo di primo piano nella NBA del futuro. 12 mesi più tardi, possiamo constatare che quel futuro è già arrivato e che forse la nuova generazione è già pronta a prendere sopravvento. I Minnesota Timberwolves hanno espresso tale concetto in modo alquanto efficace, detronizzando senza troppi complimenti i Denver Nuggets e fermandosi solo alle finali di conference. La sconfitta contro i Dallas Mavericks potrebbe rivelarsi una lezione preziosa per gli uomini di coach Chris Finch, che si presentano ai nastri di partenza non più come una mina vagante, ma come una credibile pretendente al titolo. Per tentare di arrivare alla preda più grossa, hanno sacrificato un tassello importante, cedendo Karl-Anthony Towns ai New York Knicks in cambio di Julius Randle e Dante DiVincenzo. Oltre che dall'inserimento dei nuovi innesti, le ambizioni dei T-Wolves dipendono soprattutto dalla consacrazione di Anthony Edwards, che dopo gli sprazzi di dominio mostrati negli scorsi playoff è pronto a entrare stabilmente nell'elite delle superstar NBA. Gli altri principali candidati al grande salto sono gli Oklahoma City Thunder, che attorno al candidato MVP sceglie Gilgeous Alexander, e a due astri nascenti come Chet Holmgren e Jalen Williams stanno costruendo un notevole supporting cast. Gli ultimi innesti si chiamano Alex Caruso e Isaiah Hartenstein, due giocatori che porteranno alla corte di Mark Daigneault solidità, esperienza e tanto lavoro sporco, soprattutto nella metà campo difensiva. Forse qualcuno si è dimenticato dei Memphis Grizzlies, che dopo la serie di sfortunati eventi dell'ultimo anno e mezzo, puntano senza mezzi termini a tornare ai vertici della Western Conference. In rientrata Ja Morant ritroverà al suo fianco Desmond Bane, Jaren Jackson Jr. e Marcus Smart, ma non potrà contare almeno inizialmente su Gigi Jackson, che ha subito un infortunio al piede in off-season dopo un'ottima annata da rookie. In attesa di capire i possibili orizzonti dei New Orleans Pelicans, che accolgono DeJounte Murray e sperano di avere finalmente Zion Williamson nei momenti decisivi, attenzione a quello che succede in Texas. Gli Houston Rockets, che hanno affiancato i giusti veterani ai tanti giovani talenti in rampa di lancio, vogliono raggiungere i playoff dopo averli solo sfiorati l'anno scorso. Mentre San Antonio Spurs si augurano che le doti uniche di Victor Wembanyama, la saggezza di Chris Paul e Harrison Barnes e la crescita dei giovani possano consentire loro di bruciare qualche tappa. A Est, Indiana e Orlando cercheranno quantomeno di ripetere l'ottima stagione passata. I Magic si aggrappano a Paolo Banchero, una delle stelle più brillanti della nuova generazione, a Franz Wagner, fresco di rinnovo, e a un contorno impreziosito dall'arrivo del 2 volte campione NBA Kentavious Caldwell-Pope. I Pacers puntano su un gruppo giovane ma già competitivo, guidato dalla star Tarisa Leverton, dall'emergente Andrew Nembhard, dal rientrante Benedict Mathurin e dalle garanzie Miles Turner e Pascal Siakam, rifirmato in estate. La strada sembra invece più lunga per franchigie come Charlotte Hornets o Detroit Pistons, ricche di talento ma prive ancora di un'identità. Attenzione però, il paesaggio, in quest'epoca così imprevedibile della storia NBA, cambia molto rapidamente.
3. Old Faces, New Places. Durante l'off-season, alcuni nomi di rilievo hanno cambiato maglia. Quello del curriculum più prestigioso è Paul George, che ha abbandonato dopo 5 anni il fallimentare progetto dei Los Angeles Clippers per accasarsi a Philadelphia. Con il 9 volte All-Star al loro servizio, i Sixers proveranno a uscire dall'eterna mediocrità del loro process, che ora si prepara all'atto conclusivo. PG avrà un ruolo più complementare rispetto a quello ricoperto in California. La squadra di Nick Nurse è impostata sul debordante talento di Joel Embiid, sperando che possa trovare la forma migliore e mantenerla durante i playoff, e sull'energia di Tyrese Maxey, che dopo l'esplosione del 2023-24 ha firmato una ricca estensione contrattuale. Attorno al trio di stelle, Fila ha costruito un supporting cast di tutto rispetto, rinnovando gli accordi con Kelly Oubre e Kyle Lowry e assicurandosi le firme di Kelvin Martin, Reggie Jackson, Eric Gordon, Andre Drummond e Gershon Yabusele, grande protagonista alle Olimpiadi con la nazionale francese. Tra i loro più grandi rivali a est ci saranno i New York Knicks, che dopo l'ottima stagione passata hanno vissuto un'estate da leoni. La trade che ha portato Mikal Bridges a Manhattan ha consegnato a coach Tom Thibodeau una pedina perfetta per il suo scacchiere. Attaccante versatile e difensore come pochi nella NBA, in 6 anni di carriera Bridges non ha mai saltato una partita, il soldato ideale da portare in trincea quando la posta in palio sarà più alta. L'ulteriore scambio con cui è arrivato Karl-Anthony Towns, a poche ore dall'inizio del training camp, ha ampliato notevolmente gli orizzonti offensivi della squadra e allo stesso tempo ha risolto le incognite legate a Julius Randle, che era finito ai margini del progetto. Con l'aggiunta dell'affidabile riserva Cam Payne e l'esclusione di Isaiah Hartenstein, approdato da Oklahoma City, Bridges e Towns troveranno al loro fianco lo stesso gruppo che negli scorsi playoff è stato fermato solo da una clamorosa serie di infortuni. Dopo 3 anni passati a Chicago, DeMar DeRozan è tornato in California. Non nella natia Los Angeles, come in molti si aspettavano, bensì a Sacramento. Affiancando il veterano alla collaudata coppia di Aaron Fox e Domantas Sabonis, al sesto uomo di lusso Malik Monk e all'emergente Keegan Murray, i Kings puntano a tornare ai playoff dopo un anno di assenza. Le ambizioni sono gioco forza più alte per i Dallas Mavericks, reduci da un viaggio alle NBA Finals. Per tentare di ripetersi, e possibilmente di tornare a casa con il Larry O'Brien Trophy, i texani hanno scelto Klay Thompson, che ha lasciato la Bay Area dopo 13 indimenticabili stagioni. L'esperienza del 4 volte campione NBA con gli Warriors si è conclusa con un'annata sottotono, culminata con una pessima performance nel torneo play-in. Di fianco a Luka Doncic e Kyrie Irving, Thompson dovrà dimostrare di avere ancora benzina nel serbatoio, sebbene sia lui che la squadra siano consapevoli del fatto che difficilmente si rivedrà il fenomenale two-way player degli anni d'oro. 4. I nuovi Warriors. L'addio di Klay Thompson, dopo quelli di Bob Myers e Andre Iguodala nel 2023, sembra aver fatto calare definitivamente il sipario sulla dinastia Warriors, che ha segnato indelebilmente la NBA dell'ultimo decennio. Salutato uno dei maggiori protagonisti di quel leggendario ciclo vincente, a San Francisco rimangono poche certezze e tantissimi dubbi. I punti fermi restano Stephen Curry e coach Steve Kerr, reduci dalla trionfale spedizione olimpica con Team USA. Al loro fianco ci saranno ancora Draymond Green e Andrew Wiggins, pedine fondamentali nella caccia all'ultimo titolo della dinastia, ma su di loro gravano alcuni degli interrogativi principali. Quale versione di Green vedremo nel 2024-25? L'indispensabile perno offensivo e colonna difensiva dei 4 titoli, oppure l'incontrollabile mine vagante che nella passata stagione, dopo le ripetute escandescenze e le conseguenti sospensioni, ha dichiarato di considerare l'ipotesi di un ritiro? E Wiggins sarà più vicino all'All-Star del 2022, decisivo per l'ultimo trionfo, o alla sbiadita controfigura vista sul parquet nelle ultime 2 stagioni? Per provare a mantenere il gruppo competitivo, la dirigenza ha portato in California il tiratore scelto Buddy Hield, il versatile Kyle Anderson e l'affidabile gregario di Anthony Melton, ma gran parte dei destini della squadra dipenderà dallo sviluppo dei più giovani. Brandon Posiemski e Trace Jackson Davis hanno avuto un impatto immediato nella loro stagione da rookie e in quella che sta per cominciare dovranno confermarsi ad alti livelli, ma il vero ago della bilancia si chiama Jonathan Kuminga. Nel 2023-24 si è preso il posto in quintetto e ha mostrato lampi di talento assoluto. Nella stagione che sta per prendere il via è chiamato il definitivo salto di qualità, indispensabile affinché il ciclo dei grandi Warriors possa sperare in un ulteriore colpo di coda. 5. La saga dei Lakers. Che siano una contender, una squadra da lottery o un'incognita assoluta, i Los Angeles Lakers sono perennemente destinati ad attrarre le luci dei riflettori. A maggior ragione da quando nel loro roster c'è LeBron James, che nell'ultimo off-season ha contribuito a scrivere dei nuovi gustosi capitoli di una saga infinita. Tutto è cominciato con la scelta dell'allenatore. Esonerato Darvin Ham e incassato il rifiuto di Dan Hurley, 2 volte campione NCAA con UConn, i gialloviola hanno virato su un nome di cui si parlava già da tempo, quello di J.J. Redick. Dopo 15 anni passati a collezionare triple nell'NBA, soprattutto con le maglie di Magic e Clippers, l'ex guardia di Duke si è messa in luce come uno dei più apprezzati analisti sulla piazza. E il suo podcast, The Old Man and the Tree, avviato quando J.J. calcava ancora il parquet, è diventato rapidamente un punto di riferimento per atleti, appassionati e colleghi. L'ascesa mediatica di Redick è culminata con un nuovo podcast, chiamato Mind the Game, e condotto per qualche mese insieme a LeBron James. Ecco dunque spiegata l'ondata di scetticismo che ha seguito la sua nomina come head coach. Sebbene l'eccellente conoscenza del gioco e dell'ambiente possa giocare a suo favore, esordire come capo allenatore sotto una pressione mediatica così forte sarà un compito non certo facile per il vecchio pupillo di Mike Krzyzewski.
A surriscaldare ulteriormente l'atmosfera è arrivato il secondo giro del draft. Con una mossa ampiamente prevedibile e prevista, i Lakers hanno speso la 55esima chiamata per selezionare LeBron James Jr., che come facilmente intuibile è figlio di cotanto padre. Le polemiche e le accuse di nepotismo, abbastanza fini se stesse quando si parla di una società privata e di una scelta a fine draft, si sono inasprite durante la Summer League, torneo in cui Bronny non ha brillato particolarmente. Che diventi o meno un componente effettivo della rotazione, il rampollo di casa James offrirà ai Lakers e alla Lega di Adam Silver l'occasione per scrivere un'inedita pagina di storia. Più prima che poi, padre e figlio si ritroveranno l'uno al fianco dell'altro su un parquet NBA. Più che del ruolo di Bronny, i tifosi giallo-viola dovrebbero preoccuparsi del fatto che il roster è pressoché invariato rispetto a quello eliminato dai Denver Nuggets al primo turno degli scorsi playoff. I principali obiettivi di mercato sono sfumati uno dopo l'altro, e l'unica significativa novità è rappresentata dall'altro rookie, l'interessante guardia Dalton Knecht. In attesa di eventuali operazioni a stagione in corso, le speranze dei Lakers per questo 2024-25 sono sempre riposte su James padre, che a dicembre spegnerà 40 candeline, ma che a Parigi ha dimostrato di avere ancora parecchia benzina nel serbatoio, su Anthony Davis, apparso in grande spolvero ai giochi olimpici, e su un supporting cast chiamato per forza di cose a fare un passo avanti, onde evitare di cambiare maglia nel giro di pochi mesi. 6. In un vicolo cieco. Un rischio concreto per i Lakers è quello di rimanere incastrati in quel limbo di squadre senza credibili ambizioni da titolo, ma che hanno investito troppo per pensare a una ricostruzione. L'esempio più lampante si può trovare nella stessa città. A 5 anni di distanza dal doppio colpo di mercato con cui hanno portato Los Angeles Kawhi Leonard e Paul George, i Clippers si trovano ancora a lucidare una bacheca completamente vuota. I continui infortuni, soprattutto quelli di Leonard, hanno interrotto prematuramente una corsa playoff dopo l'altra, e in estate George se n'è andato sbattendo la porta, senza che la franchigia abbia potuto ricavare alcuna contropartita dal suo addio. Kawhi è rimasto, così come è stato confermato James Harden, ma basteranno questi due grandi nomi, forse lontani dai loro giorni migliori, e le aggiunte di Derek Jones, Nick Batum, Mo Bamba e Chris Dunn per far infiammare la nuova casa dei Clippers, da veneristico Intuit Dome? I Phoenix Suns non devono inaugurare una nuova arena, ma dovranno versare oltre 150 milioni di dollari sul conto dei soli Kevin Durant, Devin Booker e Bradley Beal. La composizione dei nuovi Big 3 ha comportato un sacrificio, in termini di flessibilità salariale e di profondità, difficile da bilanciare per ottenere una squadra davvero competitiva. Le principali aggiunte estive, Tyus Jones e Monte Morris, dovrebbero colmare le lacune in fase di playmaking, ma saranno sufficienti per tenere testa alla guerrita concorrenza e per andare oltre il pesante 4-0 subito al primo turno degli scorsi playoff. Per il nuovo allenatore, Mike Budenholzer, non sarà certo una sfida facile. In un vicolo cieco sembrano finiti anche Chicago e Atlanta. I Bulls hanno salutato e ringraziato DeMar DeRozan, ma per puntare alla rifondazione devono liberarsi anche di Zach LaVine e Nikola Vucevic, che hanno cercato disperatamente di piazzare altrove senza ottenere successo. Partito DeJounte Murray, gli Hawks di Quinn Snyder si ritrovano con un roster composto in parte da giovani in divenire, come la prima scelta del draft 2024 Zachary Risacher, e in parte da una serie di veterani, Trae Young su tutti, ideali per competere subito, ma non per andare oltre il primo turno playoff. Lo stesso problema a ovest ce l'hanno gli Utah Jazz. I prospetti più futuribili, tra i quali spiccano Walker Kessler, Keontae George, Taylor Hendricks e il rookie Cody Williams, devono avere spazio e tempo per crescere, ma al momento si trovano a scalpitare alle spalle di compagni più esperti e che forse hanno ancora poco da offrire. Nel roster di coach Will Hardy restano infatti Jordan Clarkson, Colin Sexton, John Collins e Lauri Markkanen, che ha esteso il contratto in estate e che non potrà quindi essere scambiato nel corso della stagione. Chi sembra mai aver raggiunto il vertice della parabola sono i Miami Heat, almeno nella versione attuale. Il gruppo capace di disputare due finali NBA nelle ultime 5 stagioni sta perdendo un pezzo dopo l'altro. L'ultima pedina che potrebbe cadere è Jimmy Butler, che dopo aver guidato l'entusiasmante cavalcata del 2023 è apparso sempre più logoro e nervoso. Per provare a centrare l'obiettivo più volte sfumato, ovvero il titolo NBA, sembra indispensabile un rimescolamento delle carte, magari sostituendo Butler con una stella più giovane da affiancare a un Bam Adebayo pronto a entrare nel suo prime. Più facile a dirsi che a farsi. Meritano un discorso a sé stante Cleveland Cavaliers. Da un paio d'anni a questa parte sembrano indecisi se puntare al presente, e quindi su Donovan Mitchell e Jared Allen, o sul futuro, costruendo dunque la squadra attorno a Darius Garland ed Evan Mobley. È comunque vero che i risultati modesti fin qui ottenuti sono anche frutto di alcuni infortuni nei momenti chiave, ma ogni dubbio dovrà giocoforza essere dissipato in questo 2024-25, per Cleveland come per tutte le altre squadre fin qui citate. 7. Diventerai un All-Star. Per i Cavs, un ottimo viatico per uscire da questa fase di stallo sarebbe la definitiva esplosione di Evan Mobley. Già oggi uno dei migliori difensori NBA, a lungo da USC manca ancora qualche progresso in attacco per massimizzare il suo enorme potenziale. Nel caso riuscisse a compiere quei passi mancanti, Mobley si guadagnerebbe con ogni probabilità l'esordio all'All-Star Game. La prima convocazione tra le stelle sarà pure un riconoscimento simbolico, ma testimonia un salto di qualità tale da cambiare gli orizzonti della franchigia di appartenenza. Il fatto che ogni edizione dell'evento dia il benvenuto a qualche debuttante dimostra anche che la NBA può guardare con estremo ottimismo al futuro. Oltre a Mobley, chi altro può ambire a una chiamata?
alcuni candidati si possono trovare tra i suoi compagni di draft. Due di essi giocano negli emergenti Houston Rockets, che promettono di fare rumore a Ovest. Alperen Sengun, che dopo un grande avvio di 2023-24 si è dovuto fermare per un infortunio, e Jalen Green, protagonista di un roboante finale di regular season. Dopo aver firmato una ricca estensione contrattuale e aver guidato la sua Germania in una grande cavalcata olimpica, Franz Wagner è pronto ad affiancare Paolo Banchero tra gli All-Star. Per farlo dovrà però trovare continuità, che spesso è mancata in passato, e sperare che gli Orlando Magic si mantengano ai piani alti della Eastern Conference. Sempre nel 2021 sono stati scelti Jonathan Kuminga, la cui esplosione rappresenterebbe una decisiva chiave di volta per i Golden State Warriors, Trey Murphy, che potrebbe trovare sempre più spazio e responsabilità a New Orleans, Josh Giddey, che dopo l'incoraggiante spedizione olimpica spera in una rinascita con la nuova maglia dei Chicago Bulls, e Cade Cunningham, che in quel draft è stato chiamato prima di tutti. Nella disastrosa stagione passata, Cade ha confermato potenzialità da All-Star, ma per sperare nella convocazione sarà necessario che i Detroit Pistons riescano a dare forma al grezzo agglomerato di talento a loro disposizione. Anche tra i giocatori arrivati nella NBA l'anno dopo non mancano le aspiranti stelle. La crescita di Chet Holmgren e Jalen Williams sarà fondamentale per le ambizioni da titolo di Oklahoma City Thunder, mentre nell'Indiana si osserveranno con attenzione i progressi di Benedict Mathurin, che rientra da un lungo infortunio, e di Andrew Nembhard, reduce da un inatteso exploit durante gli scorsi playoff. Ci sono poi quei giocatori da cui il salto di qualità è atteso da tempo, ma che per un motivo o per un altro non sono ancora riusciti ad alzare quanto basta l'asticella. È il caso di Mikal Bridges. Nei primi mesi passati a Brooklyn sembrava sul punto di esplodere, poi la mediocrità in cui sono sprofondati i Nets ha finito per risucchiarlo. L'approdo di una squadra competitiva come i New York Knicks potrebbe rivelarsi l'occasione giusta per la definitiva consacrazione. Il cambiamento d'aria potrebbe rappresentare una miccia importante anche per RJ Barrett, che nella prima stagione intera con i Toronto Raptors cercherà di dar seguito a un'ottima Olimpiade. L'ascesa di Tyler Herro è stata ostacolata anche da qualche infortunio di troppo, ma a Miami sembrano esserci presupposti affinché lo spazio e le responsabilità possano crescere sempre più. Sempre che Tyler non venga inserito in una trade per arrivare a qualche star, che in Florida non disdegnerebbero. Per Desmond Bane servirà che i Memphis Grizzlies tornino a macinare vittorie e che la salute sia finalmente dalla sua parte, anche se la concorrenza nel ruolo lascia poco spazio ai sogni stellati. Una concorrenza che fin qui ha precluso una convocazione a Jamal Murray, apparso peraltro in pessime condizioni a Parigi. A proposito di Francia, colui che ha le maggiori possibilità di esordire alla kermesse di San Francisco è Victor Wembanyama. Le meraviglie mostrate nel suo anno da rookie e con la maglia della nazionale sembrano solo il preambolo di una carriera che promette di raggiungere molto presto picchi di eccellenza inesplorati. 8. Welcome to the NBA. Nella classe di matricola 2024-25 non c'è un nuovo Victor Wembanyama e nemmeno un Cooper Flagg, probabilissima prima scelta del prossimo draft. Malgrado le scarsissime aspettative, basti pensare che il giocatore più atteso alla vigilia era indubbiamente Bronny James, sarà come sempre interessante osservare l'approdo nell'NBA di una nuova infornata di talenti. La prima occasione per scoprire qualcosa in più su un gruppo di prospetti così misterioso è stata la Summer League, un torneo che va sempre preso con molta cautela, in cui comunque alcuni dei nuovi arrivati hanno fatto un'eccellente figura. Su tutti spicca Reed Sheppard, versatile guardia scelta con la terza chiamata degli Houston Rockets. I suoi primi passi da professionista promettono bene, anche se non sarà facile trovare il giusto spazio in una squadra delle grandi ambizioni, in cui il talento e il potenziale non mancano di certo. Negli eventi di Salt Lake City e Las Vegas hanno brillato anche Stephon Kestrel, nuova point guard dei San Antonio Spurs, che potrà contare su un mentore d'eccezione come Chris Paul, Dalton Knecht, meno pubblicizzato di Bronny, ma decisamente più importante per il futuro dei Los Angeles Lakers, e Khalil Ware, giovanissimo lungo pescato con l'ennesima grande intuizione dai Miami Heat. Intrigante Cody Williams, esterno scelto dagli Utah Jazz, il quale però dovrà farsi largo in una rotazione troppo affollata. Da rivedere gli headliner del draft. Zachary Risacher ha mostrato lampi di talento, ma il suo ruolo in una squadra delle prospettive indecifrabili come gli Atlanta Hawks è tutto da valutare. Alex Saar, lungo chiamato per secondo dagli Washington Wizards, è uscito piuttosto male dalla Summer League, ma è presumibile che nel cantiere aperto della capitale statunitense avrà spazio e modo per mettersi in luce. Tra i rookie sui quali vertevano le maggiori curiosità prima del draft, un occhio di riguardo verrà riservato per Donovan Klingan, centro da UConn che rinfortisce il reparto lunghi dei Portland Trail Blazers, Zach Edey, centrone vecchia scuola che presiderà l'area dei Memphis Grizzlies, Matas Buzelis, nuovo talento grezzo dei Chicago Bulls, e Rob Dillingham, guardia su cui Minnesota Timberwolves hanno deciso di investire asset notevoli. 9. MVP. Il repentino ricambio generazionale a cui stiamo assistendo potrebbe interessare anche la corsa per il premio di MVP stagionale. Tra i principali candidati al trofeo 2025 ci sono innanzitutto coloro che l'hanno sfiorato nel 2024. Luka Doncic, che dopo aver guidato le Finals di Dallas Mavericks deve ancora compiere l'ultimo passo per prendersi il trono della Lega, e Shai Gilgeous-Alexander, leader incontrastato degli arrembanti Oklahoma City Thunder. L'ennesima estate da protagonista con Team USA ci avverte che forse è già arrivato il momento di Anthony Edwards. Durante gli scorsi playoff ha alternato prestazioni da dominatore assoluto a fisiologici dolori di crescita, ma il talento e la fame del ragazzo potrebbero spingerlo al top più in fretta del previsto. Sarebbe incauto escludere a priori dalla corsa Ja Morant.
Prima di affondare nella spirale negativa delle sospensioni e degli infortuni, la point guard dei Memphis Grizzlies stava emergendo tra i nuovi volti della NBA. Qualora lui e la squadra riuscissero a ritrovare subito la retta via, la Western Conference e l'intera Lega avrebbero un notevole problema di cui occuparsi. Tra gli outsider è doveroso citare Jalen Brunson, che avrà al suo fianco una delle migliori squadre dell'Est, e Donovan Mitchell, le cui straordinarie performance sono state spesso messe in ombra dai mediocri risultati dei suoi Cleveland Cavaliers. La presenza di un'altra star in squadra potrebbe rivelarsi un limite in ottica MVP per Devin Booker, fenomeno dei Phoenix Suns, e per la coppia d'oro dei Celtics, Jason Tatum e Jaylen Brown, che dopo aver vinto il primo titolo NBA potrebbero ambire alla definitiva consacrazione individuale. Al netto della gioventù che avanza, per mettere le mani sul premio più ambito bisognerà prima spodestare gli ex MVP. Non sarà facile spiegarlo a Giannis Antetokounmpo, arso dalla voglia di riscatto dopo tre stagioni compromesse dagli infortuni. Se i Milwaukee Bucks riuscissero finalmente a trovare stabilità, per il fuoriclasse greco si presenterebbe l'occasione giusta per sollevare la sua terza statuetta. Un tris è riuscito quest'anno a Nikola Jokic, il quale però dovrà fare i conti con le incognite legate ai suoi Denver Nuggets e con il probabile desiderio dei votanti di premiare nuovi protagonisti. Joel Embiid avrà a disposizione una versione dei Philadelphia 76ers forse superiore a quelle passate, ma la soglia minima delle 65 partite, introdotta l'anno scorso, abbassa inevitabilmente le quotazioni di un atleta che non è mai riuscito a trovare continuità dal punto di vista fisico. 10. Espansione in arrivo. Oltre a ciò che succederà sui parquet, a catturare parte dell'attenzione degli appassionati NBA nei prossimi mesi sarà un progetto che per decenni è stato una mera suggestione, ma che ora sembra a un passo da concretizzarsi: l'espansione della Lega. Il faraonico rinnovo dei contratti media, raggiunto in estate, porterà nelle casse di Adam Silver e soci 76 miliardi di dollari nell'arco di 11 stagioni. Una pioggia di denaro che comporterà innanzitutto un progressivo ma significativo innalzamento del salary cap, ma che getta anche le basi per la fondazione di nuove franchigie. L'ipotesi di un allargamento del novero delle squadre avrebbe potuto generare scetticismo fino a qualche anno fa, quando la conseguente dispersione di talento avrebbe comportato un brusco calo del livello medio. Ma l'abbondanza raggiunta nella NBA attuale, in cui ci sono squadre che non riescono a trovare spazio per dei prospetti con enorme potenziale, fa sì che i tempi siano decisamente maturi. Come annunciato da Adam Silver, le discussioni su un'eventuale espansione verranno avviate in autunno. Alla fine della stagione 2024-25 potremo quindi sapere con certezza che la famiglia NBA è destinata ad allargarsi. Le ipotesi più realistiche parlano di un ritorno dei Supersonics a Seattle e dell'inaugurazione di una franchigia a Las Vegas, ma le città pronte a farsi avanti per ospitare ulteriori squadre non dovrebbero mancare. Questi erano 10 motivi per seguire con interesse la stagione NBA 2024-25. Nei commenti fateci sapere cosa attendete con maggiore curiosità. Con un invito a lasciare un like al video e a iscrivervi al canale, vi do appuntamento alla prossima puntata.